Consumi Horeca bene, ma non troppo. Dai dati Unioncamere, 7.000 chiusure di bar. Ecco come lo smart working cambia l'Horeca. Tutto pronto per la seconda puntata di Pizza Social Club. Save the date, 27 aprile, ore 15 su Horeca Channel Italia. Bene i consumi fuori casa nel Ponte di Pasqua, si preannuncia il bis per quello del 25 aprile, ma il ritorno alla normalità, ovvero al periodo pre-Covid, è ancora lontano, lo dice l'osservatorio Confimprese analizzando i consumi legati a marzo 2022 confrontato a quelli dello stesso mese del 2019 quando non c'era la pandemia. Il saldo per bar e ristoranti resta infatti negativo e sfiora il meno 10%, ma è decisamente più contenuto rispetto agli altri comparti, come ad esempio i consumi nei centri commerciali, sotto ancora del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Da fonte Unioncamere emerge che sono quasi 7.000 i bar che hanno chiuso i battenti negli ultimi due anni. Per quale motivo? La crisi del Covid ha presentato il suo conto o questi esercizi avrebbero chiuso i battenti a prescindere? Le opinioni sono divergenti. Certamente le cause che hanno inciso maggiormente sono fondamentalmente due: la mancanza di turismo straniero e l'avvento dello smart working. E se prima o poi i turisti in Italia torneranno, dallo smart working in una certa percentuale non si torna indietro. Come lo smart working cambia il mondo dei consumi fuori casa è l'interessante post pubblicato da Jochen Pinsker, vicepresidente Industry Advisor Food Service di NPD. I dati di NPD parlano chiaro. Prima del Covid il 36% di tutte le visite ai ristoranti in 6 paesi europei erano associate al lavoro. La ricerca NPD ha rilevato che tra agosto 2020 e luglio 2021 il settore ha perso oltre 11 miliardi di visite di lavoro in Germania, Regno Unito, Spagna, Francia, Italia e Russia. E dopo il Covid che succede? Il McKinsey Global Institute ha stimato che oltre il 20% della forza lavoro globale potrebbe lavorare la maggior parte del suo tempo lontano dall'ufficio ed essere altrettanto efficace. Quindi addio consumi fuori casa legati al mondo del lavoro per milioni di lavoratori impiegati. Un problema per il mondo Horeca? Nì, per Pinsker ci sono anche vantaggi che potrebbero superare i rischi. Vedremo. E concludiamo parlando di pizza per annunciarvi la nuova attesa puntata di Pizza Social Club, uno dei programmi in streaming di Horeca Channel Italia. Una puntata dedicata alla pizza senza glutine con le farine del Mulino Caputo, le farciture dell'azienda Greci e le birre di QBA. Ecco il trailer. 5, 6, 7, 8. Torna Pizza Social Club, il programma in streaming dedicato ai professionisti della pizza, con una puntata dedicata alla pizza gluten free. Impasti, farciture, abbinamenti e cultura di prodotto. Entra nel club. I top talent ci sveleranno i segreti della loro arte. Le aziende più qualificate presenteranno il meglio delle loro produzioni. Mulino Caputo, QBA, Greci Industria Alimentare. Ti aspettiamo mercoledì 27 aprile ore 15 sul canale YouTube di Horeca Channel Italia. Riserva subito il tuo posto gratuito. Pizza Social Club. Sforna la tua passione. Ecco un'altra bellissima citazione tratta dal cartoon animato Ratatouille. La dedichiamo ai cuochi e agli aspiranti cuochi. Ecco, questi amici possono affrontare il loro lavoro con una certezza assoluta, che è questa: sarà il cibo a trovarti. Il cibo trova sempre coloro che amano cucinare. Invece quelli che amano mangiare sanno dove trovarlo. Così va il mondo. Ciao!